Siamo in Serie D, la partita tra Astrunzi e CSKA. Il vantaggio di 1-0 per la squadra di Carlo Rossi. Si glata la rete da Gargiulo, il numero 7 della squadra in maglia gialla. Vediamo nel primo tempo un vantaggio sul punto di vista tattico per la squadra di Rossi. Sicuramente si riconfermeranno nel secondo tempo, anche se non mollano di certo i ragazzi maglia blu. Infatti vediamo che cercano un'interdizione in avanti. Vediamo come la difesa dei ragazzi in maglia gialla cercano protezione di palla e sventano l'attacco, la palla va fuori. Seguiamo questa rimessa laterale che verrà battuta dentro, la difesa respinge ancora Rossi, palla al piede, cerca di allargare, sbagliato il suo tiro ed invece la conclusione che va di poco alta, che lei mi batte, il portiere batte vicino per il numero 7 che allarga. Palla dentro, ancora intercettata dall'attaccante dei giocatori di... Oh, attenzione, vediamo il tiro, un grande paratone di Chilemi ancora. Cuppolo, bianco. Sarà rimessa laterale. Ancora Ruppolo di testa che svetta ma non ci arriva e la palla si perde in rimessa laterale. Fasi abbastanza soporifere del match. Si stenta a trovare un'occasione nitida da gol e la difesa dei Astronzi a gestire la palla. Rossi gioca vicino, ancora viene alimentato l'attacco, c'è un allargamento. Vediamo come la palla viene poi buttata fuori in malo modo dal difensore dei CSKA e sarà calcio d'angolo. Rossi si gira, il paratone di Conto. Conto autore di una grandissima partita, superbe parate da parte sul primo tempo. Abbiamo questo calcio d'angolo, battuta vicino. E c'è il tocco vincente, il 2-0 di Gargiulo. Quindi autore di una doppietta oggi. Parziale di 2-0, ancora una rete per gli Astronzi che confermano il loro grande calcio. Andiamo alla battuta del numero 7, direttamente a rete, però c'è la deviazione della difesa. Seguiamo quest'ultima azione per richiudere il collegamento. Quella Ruppolo alla battuta. Palla per nessuno. Non c'è nessuno in area. Calcio d'angolo abbastanza velleitario. Seguiamo questa rimessa laterale. Giocata vicino per Rossi. Si allarga. Lui aspetta. Gioca vicino ancora per Gargiulo, il numero 7. C'è Rossi solo. Vediamo come viene servito da Gargiulo. Aspetta. Si gira ancora. Non riesce però a passare, il difensore chiude bene. Continuano coinvolgimenti di fronte velocissimi a favore di Rossi. Vediamo come Rossi non riesce a raggiungere la sfera, la palla si perde in rimessa dal fondo. Chiudiamo qui il nostro collegamento. Siamo qui con Conso e Tortora, entrambi i migliori del match che i CSKA hanno pareggiato per 2-2 contro gli Astronzi. Un partitone per voi equivale a una vittoria quasi, possiamo dire. È una vittoria, Siamo l'ottava partita. Con 2 punti in meno una vittoria. Immeritato, ma è un pareggio pure. I 2 gol di Tortora e le super parate di Conso che regalano un punto quando non è prezioso, a quanto pare. Avete qualcosa in particolare da dire, qualche dedica? Abbiamo la vittoria in filo Gianni Bassano. E quindi ce la infiliamo. Ma lo infiliamo una loro. Salutiamo i compagni protagonisti della grande partita, tutti quanti. E adesso che obiettivi avete in campionato? Superare Giovanni e dai in filo. Va bene. Fai mandare a fare il culo l'ex capitano e Muscatello. Che sta arrivando a Dinaico. E sta andare in playoff. Qualche dedica in particolare? Questo... Andrea Fedello. Andrea Fedello. Non c'è idea che abbiamo pareggiato. Gli auguriamo di non venire più allora. In quanto a lui che ci ha portato fortuna. Peccato. No, posso dire per una cosa? Certamente. È grazie a lui, eh. Sì. Lui non ci fosse. Grande portierone Conso, risaputo. Allora vi ringraziamo CSKA. Alla prossima. E aspetta, c'è tutti vediamo tutta la squadra. Vieni Mario. Vai Mario. La facciamo durare 3 ore. 2, 1, a bombata! Fate pure una foto,